Sì, ovviamente il sistema feristico toscano ha bisogno di essere armonizzato, organizzato e programmato. Il nostro è un voto di fiducia sulla possibilità di portare intanto un partner privato nella governance, di alleggerire ovviamente la dimensione e l'impegno pubblico, ma per cercare di rilanciare e migliorare l'integrazione fra realtà come Firenze, Arezzo, Carrara e non solo. Ci sono di mezzo anche le opportunità per le città termali. Serve integrare l'offerta fieristica e serve soprattutto fare un unico calendario a livello nazionale e provare a parlare una lingua sola per fare della Toscana diciamo, un luogo dove le fiere vengono programmate, organizzate e distribuite su tutto il territorio regionale. Una situazione delicata da quale Firenze Fiera deve uscire, la Regione deve fare la sua parte così come gli altri soci pubblici ma anche con la ricerca di un partner privato che avverrà attraverso un bando eh, di manifestazione di interesse. In altre situazioni eh, questa presenza ha anche funzionato ma eh, dobbiamo cogliere questa occasione così come abbiamo sollecitato anche in precedenza per dotare la Toscana di un Fieristico, unico o comunque coordinato. Noi abbiamo tre strutture feristiche che è Firenze Fiera, sicuramente eh, la più attrattiva dal punto di vista logistico, perché Firenze è ovviamente una città eh, che è riconosciuta nel mondo, ma abbiamo anche il, la struttura di Carrara e la struttura di Arezzo. Ecco, in questo percorso che riguarda Firenze Fiera, l'invito che abbiamo rivolto all'assessore e alle Aggiunte, è quello anche di creare le condizioni e spingere perché in Toscana ci sia una proposta fieristica coordinata. In particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate, dove la Corte ha correttamente richiamato il fatto che la partecipazione da parte dell'ente regione sta all'interno di un provvedimento ormai legislativo il testo unico che dà dei vincoli ben precisi, che siamo in una situazione in cui moltissime di queste partecipate, cito fra tutte, visto che all'ordine del giorno anche di questo Consiglio regionale di ieri se ne è discusso Firenze Fiera, dove eh, abbiamo dei disavanzi importanti, abbiamo delle situazioni in cui si rincorre il tentativo di un ripianamento che spesso non si realizza, che non succede. E dove, altro elemento importante a mio avviso eh, da considerare, dove la regione che spesso è eh, socio di maggioranza o comunque socio particolarmente importante, talvolta addirittura in house, non riesce a verificare la situazione perché spesso gli atti che arrivano fanno riferimento a contabilità precedenti, aggiornate al 2021, magari aggiornate insomma non certamente allo stato degli atti come dovrebbe essere e quindi su questo c'è un altro elemento inquietante che la dice lunga su quello che è il quadro dei Sicuramente la situazione di Firenze Fiera è una situazione delicata ma che è anche diciamo, sintomatica rispetto a una gestione delle società partecipate che già la Corte dei Conti ha censurato sotto molti aspetti da parte di Regione Toscana. Si tratta molte volte di società che presentano bilanci in ritardo, di società nelle quali la Regione non svolge quell'attività diciamo, centrale anche di governance che sarebbe richiesto, benché in Firenze Fiera abbia ad oggi esclusivamente un'attività di partecipazione. Si tratta di una situazione in cui la Corte dei Conti addirittura parla di salvataggio ad ogni costo ed è proprio il caso tipico di quello che sta succedendo su Firenze Fiere una società che ha delle criticità a livello di indebitamento importanti una società che la regione toscana ha deciso comunque di eh, finanziare su questo aspetto eh, diciamo che eh, se da un lato si è cercato di ricomporre quella che era stata la frattura tra i soci pubblici evidente rispetto alla volontà di dare continuità all'attività delle fiere è chiaro che oggi si pone però il problema di cosa si voglia fare, soprattutto sulla struttura della fortezza ci sono in ballo lavoratori c'è in ballo il futuro di un settore economico che dovrebbe essere comunque un valore trainante per l'economia toscana. Quindi sicuramente una scelta non facile. Però la questione centrale è una. Oggi che tipo di approccio Regione Toscana vuole dare alle società partecipate? In ultimo ricordo che anche qui la Corte dei Conti censura il fatto che questa regione concentri le sue partecipazioni in tre società fieristiche, Firenze ma anche Arezzo e Massa Carrara. Situazioni anch'esse che presentano difficoltà di bilancio. Di fronte a una società di cui la regione è socio e proprietaria, quindi di una parte, ha un bilancio disastroso, oggi arriva una, com una comunicazione dell'assessore Marras perché richiesto dalle opposizioni nuovamente, altrimenti nessuno si sognava di venire in aula a raccontarci quale futuro per Firenze Fiera, in cui si presenta un piano dicendo che la Regione Toscana è pronta a spendere 18 milioni di soldi pubblici, quindi i cittadini della Toscana vedranno spendere 18 milioni dei loro soldi per risanare una società basandosi su uno studio, un piano di risanamento fatto da un advisor che a pagina 1 del piano che presenta e che redige e scrive attenzione non ci prendiamo la responsabilità dei numeri e delle procedure che ci sono scritte in questo piano perché ce l'hanno fornita Firenze Fiera e noi non abbiamo assolutamente contezza di quello che c'è scritto un piano, che viene definito, un piano di risanamento in cui si definisce il piano industriale di Firenze Fiera scarso e su queste basi, quindi su un piano industriale scarso, su una tempistica approssimata, su un piano di risanamento fatto da un advisor che lo definì, cui, la, la, dal quale l'advisor prende le distanze, noi andiamo a investire 18 milioni di euro. L'obiettivo è far conoscere quanta storia, quanta bellezza, quale biodiversità ci sia nei nostri parchi. La Toscana è terra di arte, terra di storia e terra di cultura: eh, è una terra che è in grado di far conoscere la propria bellezza attraverso le coste stupende, attraverso le città d'arte, attraverso i borghi più piccoli, ma anche una storia di parchi naturali molto molto importanti, questi sono luoghi del benessere, sono luoghi ricercati ormai in tutto il mondo, e allora noi abbiamo deciso quest'anno come assemblea legislativa lo scorso anno l'avevamo fatto per i piccoli borghi quest'anno abbiamo deciso di sostenere, far conoscere quanta bellezza e il valore dei nostri parchi naturali. Voglio ringraziare di cuore per il sostegno tutti i presidenti dei nostri parchi, sia quelli naturali, nazionali che quelli regionali, per il lavoro importante che portano avanti. Questa è una stagione da vivere all'insegna della natura e della biodiversità, quindi a tutti i turisti che vengono in Toscana venite a visitarli, a conoscerli, venite a vedere e toccare con mano. Quanta bellezza c'è nei nostri parchi. Ma questo è un messaggio che portiamo ormai avanti da tanto tempo. Eh, vivere un parco vuol dire farlo anche attraverso un cambio di paradigma, rispettando ancora di più quei luoghi, facendoli crescere ma anche facendoli vivere. Non devono rimanere, come dire, come eh, in una cristalleria in cui le persone non si possono avvicinare. Facciamolo rispettando l'ambiente e facendo in modo che questi luoghi siano luoghi che arrivino al cuore di ogni cittadino toscano. Di ogni turista che viene a visitare la nostra terra. Ma in Serasoli si vive bene anche perché da quando sono arrivato io ho cercato di aprire il più possibile perché i parchi non sono degli enclave dove devono essere solo guardati, adorati, devono essere vissuti perché se si vivono e si condividono si rispettano. Per cui, noi abbiamo fatto questa rassegna Vivi Parco, abbiamo portato circa 2500 persone a fare gli eventi all'interno delle varie location nel parco. E stiamo aprendo dei nuovi sentieri, perché questo secondo me è il futuro. Certo, promuovere la Toscana diffusa e poi è importante, oltre che la Toscana diffusa, che noi stiamo dando veramente un segnale rispetto all'agenda 2030 e alla legge sulla natura che ha ultimamente approvato il Consiglio europeo. Quindi speranza siamo noi, la prima parola di David Sassoli mi sembra sia giusta. Sentivo prima che il Covid si è creato tanti problemi e ha creato una grande positività, che la gente ha cominciato a scoprire l'ambiente, andando in bicicletta e passeggiando. E questa scoperta dell'ambiente ha portato a frequentare sempre di più i parchi, a frequentare sempre più il verde e noi abbiamo tantissime persone in bicicletta a piedi che vengono, quindi non solo turisti che ora con la ciclovia tirrenica aumenteranno notevolmente, ma anche cittadini e questo vuol dire anche benessere e qualità della vita perché col movimento aiuta. Questa iniziativa è sicuramente importante anche perché la Toscana svolge un ruolo importante all'interno del sistema delle aree protette italiane. Ci sono tre parchi nazionali, l'arcipelago toscano, le foreste casentinesi e il tosco emiliano. Poi ci sono dei parchi regionali importanti come la Maremma, eh, per esempio, e, e come anche San Rossore che è stata anche tenuta presidenziale. Abbiamo un parco, un geoparco come quello delle colline metallifere, quindi abbiamo tutti gli ambienti, da quelli montani a quelli costieri, litoranei e quindi. Un, 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 degli ecosistemi davvero importanti che fanno della Toscana una punta di diamante del sistema aree protette italiano. Diciamo che nel panorama del PIL italiano e anche toscano eh, il turismo eh, nelle aree protette ha sempre avuto un ruolo importante. Dopo il Covid più che un turismo abbiamo anche dei visitatori giornalieri sempre più numerosi alla ricerca anche di tranquillità e in questo caso anche di refrigerio con le stati che abbiamo. Sì, bellezze naturali e anche grandi potenzialità nello sviluppo turistico della nostra, della nostra regione perché i parchi sono capaci di diversificare l'offerta. Di arte e di paesaggio tipicamente toscana, eh, incrementandola mettendo insieme anche eh, un'offerta di natura, un'offerta ecologica. È un uh, tipo di turismo estremamente attuale non solo perché avvicina e sensibilizza le persone a temi importanti come quello della transizione ecologica o dei cambiamenti climatici, che sono aspetti che vengono tipicamente affrontati all'interno dei parchi, ma sono molto importanti perché rappresentano anche un'offerta turistica sociale perché i parchi sono eh, un luogo. Eh, abbastanza economico per vivere, per vivere il mare, per vivere eh, la montagna. e Quindi in un momento di difficoltà come questo i parchi svolgono un ruolo e le aree pubbliche svolgono un ruolo essenziale nell'offerta turistica. Sì, I parchi ormai da anni non sono più delle, delle riserve dove non si può fare nulla, ma anzi sono dei motori di innovazione e anche del rapporto tra eh, produzione, di, produzione culturale e conservazione della natura. Il parco della Maremma in particolare ormai eh, da un anno e mezzo ha un cartellone importante che cerca di mettere insieme gli aspetti più tipicamente di conservazione, quindi la natura, ma insieme anche a linguaggi culturali. Quindi provare a raccontare la natura, provare a raccontare la conservazione con i linguaggi d'arte, con i linguaggi cinematografici, quindi è una sfida che abbiamo colto e che tutti i parchi colgono, quindi sì, insomma, i parchi sono un importante contenitore di eventi culturali. interfacciati con i vari assessori, abbiamo cercato anche tramite molte audizioni di capire quelli che sono i problemi, problemi di infrastrutture, problemi di sanità, perché spesso in queste aree mancano i servizi. E ci sono aree che tra l'altro Voglio dire, eh, danno anche un grosso contributo anche alle aree eh, più vicine. Faccio un esempio: ci siamo interessati, per esempio, di un'indennità per i comuni sorgivi, che poi sono quei comuni delle aree interne, ma che danno acqua in qualche modo a tutti. Abbiamo fatto proposte di risoluzione, già alcune vi sono state dette, e come aree interne ci siamo interessate anche di quelle aree interne particolari, che sono appunto le isole del nostro archipelago toscano che vivono diciamo un, un, un essere geograficamente separate dal resto della toscana questo corrisponde a quello che è stato il nostro mandato di una toscana più coesa e credo che comunque ci siano dei valori all'interno di queste aree interne e sto pensando al valore della comunità che spesso in queste aree diciamo ancora esiste ed è un uh, un, da, un messaggio che dobbiamo prendere e portare con noi per migliorare quelli che sono i rapporti proprio tra, tra le persone per la prima volta in un consiglio regionale è stata istituita una commissione appositamente dedicata a questi territori in questi anni abbiamo lavorato affinché prima di tutto passasse l'idea che questi sono solo luoghi da cartolina oppure dove eh, ci si passano le vacanze. Sì, ci sono i borghi, ci sono paesaggi straordinari, una qualità della vita importantissima. Allo stesso tempo noi però vogliamo che siano luoghi che, come già avviene, siano considerati non un problema ma una risorsa per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio. Ecco perché abbiamo lavorato per mettere in campo una serie di risorse per lo sviluppo delle imprese e delle, dei territori in senso lato, in particolare con la riserva del 30% sui fondi dell'Unione Europea, di qui al 2027 900 milioni di euro verranno erogati dalla Regione nel sostegno agli investimenti da parte dei comuni e delle imprese che operano in questi territori, con premialità e bandi dedicati, così come la questione della legge sui custodi della montagna ci ha permesso di sostenere 400 imprese che operano in questi territori e vogliamo continuare in questa scelta. Allo stesso tempo abbiamo ampliato il numero delle aree dove saranno messe in campo le azioni della strategia nazionale delle aree interne, da tre sono, siamo passati a sei e quindi anche in questo caso metteremo in campo una riserva di 100 milioni di euro per progetti che nascono dal territorio. È arrivato il momento di una nuova fase per questi territori che dopo la pandemia hanno dimostrato il valore strategico per... Tutta la comunità toscana e per tutto il nostro paese, noi continueremo la nostra azione avendo ben chiaro questo obiettivo. Io mi trovo nella particolarissima condizione di essere entrato in Commissione Aereo Interne, addirittura di ricoprire il ruolo di vicepresidente dalla, dalla metà mandato in avanti. Però nonostante questo posso affermare che ho seguito in questi mesi anche la Commissione Aree Interne, che ritengo un punto di riferimento importante su un tema assolutamente strategico per far sì che tutte le aree della Toscana, anche quelle più difficilmente raggiungibili, abbiano pari opportunità. E mi sembra che il lavoro che è stato svolto in particolar modo da eh, Luciana Bartolini, eh, ma anche dall'intero gruppo a partire dal Presidente, con il quale sicuramente collaborerò con piacere e coordinamento, sia un lavoro fatto davvero bene. In quest'ottica ritengo particolarmente importante sfruttare la Commissione Aree Interne anche sotto il profilo culturale, perché la Toscana diffusa, il concetto di Toscana diffusa, a maggior ragione negli ambiti dei luoghi, dei comuni, dei borghi più difficilmente raggiungibili, spesso individuano una serie di tesori culturali che vanno valorizzati al meglio.